Di nuovo in diretta con Buongiorno con noi per introdurre il prossimo argomento. Leggiamo il titolo di questa pagina del fascicolo regionale del Tirreno. Sanità, la Toscana taglia le ASL, ne resteranno 3 su 10. Proposta shock del presidente della regione, solo così potremo garantire i servizi. Entro l'anno l'approvazione in consiglio, la riforma sarà attuata in tutto il 2015. In sostanza, la proposta di Rossi mirerebbe all'eliminazione degli stipendi di direttori generali, amministrativi e sanitari, insomma, eliminare i costi in particolare della dirigenza e riorganizzare i servizi. E Rossi dice: abbiamo avuto successo con l'accorpamento degli Estav, alla fine tra l'altro ne è rimasto soltanto uno, che si chiama Estar, la R sta per regionale, e adesso allora possiamo procedere anche con lo stesso metodo per quanto riguarda le ASL. Appunto, allora, proposta che è arrivata un po' a sorpresa ieri da parte del Presidente della Regione, proviamo a commentarla con Giovanna Lozzopone, che è la segretaria generale della funzione pubblica della CGIL di Lucca e che si occupa anche dei problemi della sanità. Mi sente Lozzopone? Sì, la sento, la sento. Buongiorno, allora che cosa in Buongiorno. prima battuta come la valuta questa proposta di Rossi? Più che una proposta perché ha detto che l'applicherà già a partire dal 2015. Allora, intanto bisogna dire che il principio potrebbe essere giusto, anche perché in Toscana non c'è più niente da accorpare. Non abbiamo più piccoli ospedali come ci sono dalle altre parti, non abbiamo più queste cose. Già dalla 1235 si è accorpato di tutto e di più, laboratori, 118. E i servizi sono veramente all'osso. Allora, se questo vorrà dire nuove assunzioni in sanità, perché così non ce la possiamo fare ad andare avanti, e non ci dimentichiamo che questa è una risposta all'ennesimo taglio che ci fanno a livello nazionale. Taglio alle regioni, che significa taglio alla sanità, perché minimo l'80% delle regioni è spesa sanitaria, se vogliamo di spesa. Io direi investimento. Quindi lei dice in linea generale si può essere anche favorevoli, però poi vogliamo vedere come saranno redistribuiti i servizi, come saranno riorganizzati, cioè che non si tratti solo di tagli, dice lei. Se non si tratti di tagli, anche perché, come dicevo, non c'è più niente da riorganizzare in Toscana, è stato accorpato di tutto e di più. Allora, se questo vuol dire, cioè se questo è un segnale per non incidere sui servizi ai cittadini, siamo d'accordo. Il problema però è che bisogna capire di cosa stiamo parlando. Allora, faccio un esempio. Se le tre ASL sono pensate così come erano state pensate gli Estav, noi avremo quello di Costa, Centro-Nord. Parliamo di più di 15.000 dipendenti. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che se io ci avrò, come ce ne sono tanti, problemi all'ospedale di Lucca, al San Luca, io a chi dovrò andare a chiedere? Io cittadino, io sindacato, lei giornalista, a chi dovrò andare a chiedere? Dove? Cioè, in questo modo, come si capisce bene, però si allontana chi può rispondere ai problemi dal cittadino. Cioè, lei dice Quindi. in fondo però c'era anche una ragione per cui le ASL erano 16, perché c'era la Certo. possibilità di un contatto più diretto con i cittadini del territorio. Certo. E c'è qualcuno che in prima persona risponde, cioè il direttore generale. Poi dopo a chi si andrà, come dicevo. Come principio, evidentemente il governatore pensa di incidere sulle riorganizzazioni, però questo dovrà significare intanto un'organizzazione fatta per bene, dove ci sono persone che poi rispondono, si prendono le responsabilità e rispondono ai cittadini che hanno dei problemi, che riscontrano dei problemi. In seconda battuta, questo dovrà significare investimenti però sul personale e sui servizi, perché noi così non ce la possiamo fare. A Lucca abbiamo un ospedale nuovo dove ci sono degli addetti, gli infermieri, che non ce la fanno più, perché Non ce la sono fanno più in che pochi. senso? Sono troppo pochi? Sono pochi e non ce la possono fare a gestire tutto quello che c'è da gestire. E invece noi dobbiamo investire sulla sanità. Il Ma ci può dare una. problema è che questa è una risposta, come dicevo prima, ha un taglio ulteriore che viene fatto alle regioni e quindi alla sanità.
Ma ci può dare una misura delle difficoltà che in questo momento, secondo i sindacati, sta vivendo l'ospedale di Lucca e la sanità di Lucca? Ad esempio, c'era chi si opponeva alla riorganizzazione per intensità di cure e quindi alla riduzione dei posti letto negli ospedali, diceva attenzione perché in questo modo si costringe i cittadini ad andare a rivolgersi alle strutture private. Secondo lei sta effettivamente avvenendo questo? Allora, per ora non credo che ci siano stati tagli di posti letto. Il problema è che al non taglio dei posti letto, perché appunto la sanità, la regione toscana ha deciso di accorpare tutto quello che era accorpabile, e ritorno a dire laboratori, 118, lo sapete meglio di me, no? Quindi ha cercato di accorpare l'organizzazione senza incidere sui servizi ai cittadini, e sulla 1235 noi stiamo lavorando ormai da anni per non creare problemi. Però abbiamo sempre, e questo vale per tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche per la sanità, un blocco delle assunzioni al 2004, per cui non si possono assumere nuovi infermieri, e l'intensità di cura è un tipo di organizzazione. E vanno tutte bene le organizzazioni, se però dopo ci sa la forza lavoro necessaria, e noi ora in questo momento non ce l'abbiamo, dobbiamo ricominciare ad assumere. Va bene, grazie a Giovanna Lozzopone, buona giornata. Grazie anche a lei, arrivederci. Quindi questa è la visione dei sindacati, in particolare della CGIL, sul momento attuale della sanità toscana, in particolare lucchese, sulla proposta del presidente Rossi. Continuiamo a leggere i titoli dei giornali di questa mattina. Sul Tirreno della Versilia si torna a parlare di Gaia, del gestore idrico, 200 cittadini in fila per firmare contro il caro acqua. Successo per l'iniziativa organizzata in piazza al Forte, il comitato, i comuni riprendano in mano la gestione. Quindi si torna a parlare del caro acqua a Forte dei Marmi, vi ricorderete che era nato anche il comitato acqua bollente contro gli aumenti della bolletta dell'acqua con l'avvento del nuovo gestore, della nuova organizzazione, e per chiedere anche il miglioramento delle infrastrutture dell'acqua a Forte dei Marmi. Sulla cronaca di Lucca della Nazione, una notizia di cronaca: incinta di 7 mesi sventa una truffa. Mi hai rotto lo specchietto dell'auto, ma lei chiama la polizia. È l'ormai noto tentativo di truffa dello specchietto, ovvero si finge una persona, il malvivente finge un incidente allo specchietto della propria auto e poi chiede ovviamente i danni e si fa dare i soldi in contanti dalla malcapitata vittima. Stavolta però al truffatore è andata decisamente male. Una notizia sicuramente curiosa, quella riportata sempre dal Tirreno di Lucca, è relativa alla festa di Halloween che tra virgolette si celebra il 31 ottobre. La veglia anti-Halloween Vade Retro Satana, organizzata da un gruppo di fedeli appoggiati dai frati dell'eremo di Calomini. La preghiera antipagana si terrà la stessa sera della festa a Borgo a Mozzano. Quindi nel raggio di pochi chilometri due iniziative decisamente antitetiche, la festa di Halloween a Borgo a Mozzano e la veglia di preghiera anti-Halloween a Vergemoli. Ci possiamo fermare qui per quanto riguarda le notizie locali di cronaca. Adesso di nuovo la pubblicità, poi torniamo a parlare di sport con il momento veramente no della Lucchese e andremo a vedere anche i titoli dei quotidiani nazionali. A tra poco.